Beh, quest'oggi lo spunto ce lo dà il mitico BioBlu, ragazzi. Ricordatevi sempre di donare e di sottoscrivere un piano perché qui dobbiamo pagare il satellite. Aiutaci a pagare il satellite, grazie. Siamo arrivati a 37.000, ci servono 180.000, magari ogni mese, immagino. Comunque, qui in questo video loro parlano bene di Dante, ragazzi. Dante. Forse fra i più massoni dei massoni. Allora, qui dice: Dante può essere considerato un rivoluzionario, ragazzi, e per certi aspetti anticapitalista? E infine, come Dante può indicare la via per il risveglio della pace e dell'umanità? Questo solo potrebbe essere sufficiente per dire l'immensità di Dante, autore poi solo di capolavori, no? Vita Nuova, Convivio, De Vulgari Eloquentia, Commedia, Monarchia, per quanto poi Monarchia sia, scusami, la Commedia sia l'opera in assoluto più grande, sono tutti capolavori. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Nei canti 24 e 25 del Paradiso ritroviamo il triplice bacio del principe Rosa Croce, il pellicano, le tuniche bianche, le stesse dei vegliardi dell'Apocalisse, i bastoncini di cera lacca, le tre virtù teologali dei capitoli massonici, fede, speranza e carità. Il fiore simbolico di Rosa Croce, la rosa candida dei canti 30 e 31, adottato dalla Chiesa di Roma come figura della Madre del Salvatore, la rosa mistica delle litanie, come il simbolo misterioso dell'Assemblea Generale dei Fedeli d'Amore. Allora, da notare l'esperto con i libri dietro, si tratta di Gianni Vacchelli, docente, ragazzi, docente. Quindi ci si può fidare. Sentiamo come Dante non era un individualista, ma parlava all'umanità, cioè alle pecore. Infatti dice nel mezzo del cammin di nostra vita, no? Non dice di mia vita, non ha una posizione individualistica Dante, molto diversa dalla nostra. Quindi la selva oscura rappresenta da una parte qualche cosa che riguarda il Dante uomo, dall'altra è qualche cosa che riguarda il Dante umanità. La selva oscura è una condizione di smarrimento profondissimo, di crisi profondissima politica, spirituale, sociale del tempo di Dante. È chiaro che un lettore che legge oggi la commedia nel tempo grande da una parte cercherà di capire la selva oscura di Dante, la crisi del papato, la crisi dell'impero, i comuni litigiosi tra di noi, una nuova forma economica che sta iniziando a prendere il sopravvento, di cui credo parleremo, un mondo che è dominato dall'avidità, dice Dante, no? Quindi questa è la selva oscura 1.0 di Dante. Ma il lettore che legge oggi la commedia pensa ad altre selve oscure. Per esempio, Primo Levi avrà detto la selva oscura per noi è il Lager, è Auschwitz. Quindi la selva oscura è un'immagine poliedrica, straordinaria, misteriosissima, che richiama aspetti negativi, ma anche aspetti positivi. Ecco, quando parlo. Ma state zitto. Ora, in questo video qua che sto facendo vedere dei pezzi, che si chiama L'esoterismo di Dante, René Guénon, guarda, non, senza giudicare la cosa, io cioè, ho sentito, Americo mi parlava di questo René Guénon tempo fa, ma qui fa vedere in questa sezione come questa gente, cioè chi ci controlla, le storielle che hanno tramandato a noi negli anni, fra cui anche nella Bibbia lo vediamo, infatti qua lo spiega, sono tutte storielle che loro parlavano delle loro iniziazioni, no? Che noi dementi ovviamente li prendiamo letteralmente. Sentiamo. Una questione che sembra essere stata motivo di grande preoccupazione per la maggior parte dei commentatori di Dante riguarda le fonti cui conviene ricollegare la sua concezione della discesa agli inferi. Non c'è dubbio che, se Dante sceglie Virgilio come guida delle prime due parti del suo viaggio, la ragione principale sulla quale tutti concordano è il ricordo del sesto canto dell'Eneide. Bisogna però aggiungere che ciò è dovuto alla presenza in Virgilio non di una semplice finzione poetica, ma della prova di un sapere iniziatico incontestabile. D'altra parte, non è difficile constatare che lo stesso Virgilio, per quanto ci interessa, ebbe dei predecessori tra i greci. Ricordiamo, a questo proposito, il viaggio di Ulisse nel paese dei Cimmeri e la discesa di Orfeo negli inferi. La verità è che ciò di cui si parla è in strettissimo rapporto con i misteri dell'antichità e che diversi racconti poetici o leggendari null'altro sono se non le traduzioni di un'unica realtà. Il ramo d'oro che Enea condotto dalla Sibilla si reca a cogliere per prima cosa nella foresta, la stessa selva oscura di Dante, è il ramo che portavano gli iniziati di Eleusi e rimanda all'acacia della massoneria moderna, pegno di risurrezione e di immortalità.
Ma c'è di più, e anche il cristianesimo ci propone un analogo simbolismo. Nella liturgia cattolica, la settimana santa che vedrà la morte di Cristo, la discesa agli inferi e poi la sua resurrezione, ben presto, seguita dalla gloriosa ascensione, si apre con la festa delle palme. Il racconto di Dante inizia esattamente il lunedì santo, come per indicare che è stata la ricerca del ramo misterioso a farlo smarrire nella selva oscura, dove incontrerà Virgilio, e il suo viaggio attraverso i mondi durerà fino alla domenica di Pasqua, cioè fino al giorno della resurrezione. Morte e discesa agli inferi da un lato, resurrezione e ascensione al cielo dall'altro, sono come due fasi inverse e complementari, facilmente rintracciabili anche nella descrizione della grande opera ermetica. Questo stesso motivo ritorna in tutte le dottrine tradizionali. Ecco dunque che nell'Islam troviamo l'episodio del viaggio notturno di Muhammad, che parimenti comprende la discesa alle regioni infernali e l'ascensione ai diversi paradisi o sfere celesti. E alcuni dei rendiconti di questo viaggio notturno presentano somiglianze sorprendenti con il poema dantesco. Ma non solo troviamo corrispondenze nel libro del viaggio notturno, ma anche nelle rivelazioni della Mecca. Ecco qualche esempio. In un adattamento della leggenda musulmana, un lupo e un leone sbarrano la strada al pellegrino, così come la pantera, il leone e la lupa fanno indietreggiare Dante. È il cielo che invia Virgilio a Dante, come Gabriele a Muhammad, ed entrambi, durante il viaggio, soddisfano la curiosità del pellegrino. L'inferno si annuncia nelle due leggende con segni identici, tumulto violento e confuso, raffiche di fuoco. L'architettura dell'inferno dantesco è ricalcata su quello dell'inferno musulmano, un gigantesco imbuto formato da una serie di piani, di gradi o gradinate circolari che scendono l'una dopo l'altra sino al fondo della terra. Ciascuna racchiude una categoria di peccatori, le cui colpe e pene si aggravano via via che si scende nei gironi più bassi. Ogni piano è suddiviso in diversi altri, occupati da svariate categorie di peccatori. Infine, entrambi gli inferni sono situati sotto la città di Gerusalemme. Per purificarsi all'uscita dell'inferno e poter ascendere al paradiso, Dante si sottopone ad una triplice abluzione. La stessa triplice abluzione purifica le anime nella leggenda musulmana. L'architettura del... Ok, sentiamo un'altra minchiata qua. L'inconscio sociale, politico, che noi non vediamo più. Quindi Dante ci accompagnerà in uno straordinario viaggio dell'inconscio interiore. Ciascuno di noi ha un inconscio collettivo anche immenso, e poi anche nell'inconscio sociale e politico del suo tempo. E poi ultima cosa... C'è anche 33, che è il numero dei canti in cui si divide ciascuna delle tre parti. Soltanto l'inferno ne ha 34, ma il primo è piuttosto un'introduzione generale, che completa il numero totale di 100 per l'insieme dell'opera. Ogni strofa ha 33 sillabe, così come gli insiemi di 11 e 22 strofe di cui si è parlato contengono rispettivamente 33 e 66 versi, e i diversi multipli di 11, che qui troviamo, hanno tutti un valore simbolico particolare. La verità è che il numero 11 aveva un ruolo considerevole nel simbolismo di certe organizzazioni iniziatiche, e quanto ai suoi multipli, ricorderemo semplicemente questo. 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico, ed è nota la sua importanza nella Kabbalah. 33 è il numero degli anni della vita terrena di Cristo, che si ritrova nell'età simbolica della rosa croce massonica, e anche nel numero dei gradi della massoneria scozzese. 66, per gli arabi, è il valore numerico totale del nome di Allah, e 99 è il numero dei principali attributi divini secondo la tradizione islamica. Al di fuori dei diversi significati che si possono attribuire a 11 e ai suoi multipli, l'uso che ne ha fatto Dante costituiva un vero e proprio segno di riconoscimento, e per noi è precisamente questa la ragione delle modifiche subite dall'inferno dopo la sua prima versione. Alcuni studiosi hanno trovato diversi motivi che hanno determinato tali modifiche, ma per noi la vera ragione, ai nostri occhi, sono gli eventi che ebbero luogo dal 1300 al 1314, ossia la distruzione dell'ordine del Tempio e le sue varie conseguenze. Del resto Dante non poteva fare a meno di citare quegli eventi, allorché, facendo predire da Ugo Capeto i crimini di Filippo il Bello, re di Francia, promotore ed esecutore della distruzione dell'ordine dei Templari, dopo aver parlato dell'oltraggio che costui fece subire nel vicario suo Cristo, prosegue in questi termini. Veggio il nuovo Pilato, sì crudele, che ciò non sazia, ma senza decreto, portare nel Tempio le cupide vele. E, cosa sorprendente, la strofa che segue contiene in chiari termini il Nekan Adonai, in ebraico vendetta o signore, dei Kadosh Templari. O Signor mio, quando sarò io lieto a vedere la vendetta che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto? Sono questi, certamente, i fatti nuovi di cui Dante dovette tener conto, e ciò per motivi diversi da quelli cui si può pensare, quando si ignori la natura dell'organizzazione alla quale egli apparteneva. Queste organizzazioni, che discendevano dall'ordine del Tempio e che certo raccolsero una parte del suo eretaggio, dovettero allora dissimularsi con maggiore cura rispetto a prima, soprattutto dopo la morte del loro capo esteriore, l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, del quale Beatrice aveva indicato... per leggere la commedia come un grande libro di risveglio interiore, spirituale, politico e sociale. Queste sono tutte le dimensioni che Dante tiene insieme. Se noi non comprendiamo questa plurilivellarità, noi riduciamo Dante, per l'amor del cielo, la poesia di Dante è sempre grandiosa, ma noi riduciamo il portato di quest'opera, che in qualche modo è un'opera che ci è stata donata dal poeta, proprio perché noi ci compiamo come esseri umani e come umanità e ci risvegliamo. E aggiungo che noi abbiamo molto bisogno di risvegliarci in questo momento storico drammatico per tanti motivi. Certamente, complimenti per la giacca e la cravatta qua, bellissimo anche per i libri qua dietro, bellissima gente siete. Per Dante era opportuno nascondere il segno di riconoscimento al quale abbiamo accennato. Le divisioni del poema, il cui numero 11 appariva più chiaramente, dovevano essere non soppresse, ma rese meno visibili, in modo da essere scoperte solo da coloro che ne conoscessero le ragioni d'essere e il significato. Mentre operava questi cambiamenti nella prima parte del suo poema, Dante ne approfittava per introdurvi nuovi riferimenti ed altri numeri simbolici, ed ecco apparire i famosi 515 e 666 di cui è piena la trilogia. 666 versi separano la profezia di Ciacco da quella di Virgilio, 515 la profezia di Farinata da quella di Ciacco, 666 si interpongono ancora fra la profezia di Brunetto Latini e quella di Farinata, e ancora 515
515 fra la profezia di Nicola III e quella di Messer Brunetto. Quei numeri, 515 e 666, che vediamo alternarsi così regolarmente, si oppongono all'uno e all'altro nel simbolismo adottato da Dante. In effetti sappiamo che 666 è nell'Apocalisse il numero della bestia, invece 515 è enunciato esplicitamente con un significato esattamente opposto al primo, nella predizione di Beatrice, un 510 e 5 messo di Dio. Il 515, a nostro avviso, tratta soltanto di uno degli aspetti dell'idea generale di Dante sull'impero. Infatti, osservando che il numero 515 si trascrive in lettere romane con DXV, basta cambiare l'ordine delle lettere numeriche per avere DVX, cioè la parola Dux, che si comprende senza spiegazioni, e aggiungeremo che la somma delle cifre di 515 dà ancora il numero 11. Il Dux può essere Arrigo di Lussemburgo, l'imperatore, ma anche, allo stesso titolo, qualsiasi altro capo scelto dalle medesime organizzazioni per realizzare il fine che si erano assegnati nel campo sociale e che la massoneria scozzese chiama ancora il regno del Sacro Impero. Ci sono problemi con la messa in pausa del video, stranamente. Vediamo se funziona. Non funziona? Bene, abbiamo visto. Vediamo se funziona così. La sentiamo qua ancora. In qualche modo condizionati e che seguono questa insegna, no? Anche Pierpaolo Pasolini riprenderà nella Divina Mimesis. Pasolini, insomma, grande lettore di Dante, di cui si celebra il centenario quest'anno. Intellettuale di cui noi sentiamo la mancanza, perché una coscienza lucida. Certo, sentiamo la mancanza, è vero, di Pasolini, PPP 666, vediamo, Pasolini, Salò, facci vedere un po' di immagini di Salò, di Pasolini che faceva film del genere, diciamo che aiutavano il risveglio, diciamo, della parte animale. Questi erano i film di Pasolini che hanno dato una mano al risveglio delle pecore. È stato un ottimo, una persona veramente come si deve. Qui ci sono anche piselli che sicuramente YouTube dirà che è colpa mia. Ecco, e la soluzione lì, in questo film, è uniti, comunismo! Contro i nazisti là. Però ecco, con la scusa che stavano facendo vedere queste cose qua i nazisti, questo era il film, questo era Salò. Guardate che roba, guardate che bella robetta, che qui Google più di tanto non può far vedere, ma è qualcosa di incredibile. Se potete, vedetelo questo film, e poi se avete ancora il coraggio di dire che questo zozzone qua, questa schifezza qua, è uno che ci manca, beh, guardate che cazzo riprendeva questo zozzone, guarda che roba, guarda che cazzo di film faceva questo zozzone. E voi zozzi vedete Pasolini ovunque come un eroe. Guarda che cazzo faceva questo. Guarda, zozzoni, guarda. Guarda che cazzo faceva. Certo, YouTube, di che è colpa mia quel culo lì. Guarda che cazzo faceva lui. Guarda. Vostro eroe. E ci manca tantissimo, ha detto lui. Guarda che zozzo. I film porno sono iniziati con questo qua. Guarda che roba. E voi pecorella andavate in cinema negli anni 70 con l'estate, 80, e lui vi programmava, questa doveva essere l'immagine della donna, con la scusa, vabbè sì, sono i nazisti che li hanno trattati così. Certo, come no. Pecore. E guarda tutti a fan murale su questo zozzone qua. Dai, rab. Pecora da merda, pecora. Fanno cazzo che svegliate. Se vedi, ecco qua, colpiscio qua. Ecco, guarda che zozzone. Mentre faceva le riprese di Salò, che è stato per fortuna l'ultimo suo vomito. Qualsiasi cosa che vi mettono come eroe, vai su Google e fai un po' di ricerca e vedi che non è un eroe, ma un mostro, l'opposto.
l'opposto di quello che ti dicono. Vedetelo solo, vedetelo. Così per cambiare, non vedere sempre film porno, diciamo. Attenzione, perché non mi funziona più lo scorciatoio, devo fare così. Vediamo altre. Infernale, ecco, non so se sono riuscito Sì. a rendere l'idea. Certo, Infatti voglio. io volevo spostarmi ancora di più sulla contemporaneità perché nel tuo libro in qualche modo tu suggerisci anche una lettura particolare, cioè un Dante critico della società neoliberista. Hai capito? Dante ha parlato male del capitalismo, Pecora. Ecco, qui bisogna naturalmente chiarire che Dante a suo tempo poteva avere una società diversa e quindi aveva dei, come dire, tra virgolette, nemici diversi rispetto a quelli che abbiamo noi oggi. Sì, ovviamente, i nemici cambiano la parte esteriore per non cambiare. Sentiamo ancora. Lupa, questa potenza devastante, alienante, distruttrice, potremmo dire feticista, utilizzando un linguaggio marziano. Un linguaggio marziano, Pygora, perché lui è vomitato da The Frankfurt School, da tutti questi gente tipo recalcati, tutti questi psicoanalisti che vomitano sempre le solite cose. Socialiste, marxiste, e lui adesso ci sta aiutando, ci sta dicendo che ecco, Dante può essere visto in questo modo qua. Cioè, prendono cose che Dante non ha detto e delle altre cose per mandare sempre questa cosa, l'anticapitalismo, il capitalismo, questo. Tutta roba, no? Loro qua parlano del neoliberismo, no? Anticapitalismo, no? Che roba marxista. Pegola! Marx era contro la proprietà privata. Ehi, andiamo a stoppa. Ma secondo voi questo esperto sarà stato invitato alla TV? Ebbene sì, è stato invitato alla TV e anche da BioBlu. Paeva!